Un bambino nel corpo di un adulto è un attore che dà corpo, voce e volto a un uomo e alla sua vita vissuta al contrario. Per la prima volta in video su teatro.online, Giorgio Lupano. Ciao Giorgio, benvenuto. Ciao, buonasera a voi. La vita al contrario, il curioso caso di Benjamin Button, è in scena fino al 14 aprile al Teatro Litta di Milano. Con te c'è anche Lucrezia Bella Maria. Io vorrei partire proprio dalle impostazioni, dalle direttive che ti ha dato il regista Ferdinando Ceriani. Magari prima Tavolino e poi in corso d'opera per calarti al meglio nel personaggio. Certo, il lavoro che abbiamo fatto insieme a Ferdinando è stato quello di dare voce, corpo e vita non soltanto al personaggio protagonista, cioè Benjamin Button in questa versione Giovanni Cotone, ma a tutte le persone che lui incontra nel corso della sua vita, appunto vissuta al contrario. Perché è una cosa che noi facciamo anche nella vita, no? Quando parliamo di altre persone, io posso dire, non so, ieri mi ha chiamato il mio amico da Roma e mi ha detto, oh, se vedemo. Quindi dare una voce, dare un carattere a tutte le persone che lui incontra, evocandole, ricordandole, rende questo monologo di fatto un monologo a più voci e lo rende più vivo e più presente. In più Ferdinando ha aggiunto la presenza di appunto Lucrezia Bella Maria, una danzatrice e cantante, che grazie a dei velatini compare a volte nel momento in cui io evoco i personaggi femminili della mia vita. Compare dietro questi velatini dando tridimensionalità al racconto e cantando scandisce con le canzoni che interpreta il passaggio del tempo, quindi connota le varie epoche che percorre la vita di quest'uomo che appunto inizia dopo il 1860 e arriva fino alla metà del 1900. La versione italiana è di Pino Tierno, l'originale è di un colosso della letteratura statunitense. Dovresti dirmi chi è il colosso della letteratura statunitense e che tipo di lavoro ha fatto Pino Tierno. Certo, Francis Scott Fitzgerald scrive questa storia 102 anni fa ed è un breve racconto, in realtà sono credo una ventina di pagine, ma sono fulminanti. C'è una grande ironia che lui ha usato nel raccontare questa vita che ha anche degli aspetti potenzialmente drammatici, ma sempre raccontati con il distacco, con lo sguardo di chi si osserva dal di fuori e si racconta con un sorriso. Tierno ha ambientato l'azione in Italia, mantenendo la stessa scansione temporale e anche gli stessi eventi, ovviamente, della vita di Benjamin Button, per due ragioni. La prima, perché sullo sfondo della vita di quest'uomo ci sono degli accadimenti storici, quindi portandola in Italia ci sono delle cose a noi più familiari, prima e seconda guerra mondiale, Unità d'Italia, eccetera. E poi perché c'è una teoria che dice che il curioso caso di Benjamin Button, Fitzgerald l'ha scritto ispirandosi a una storia italiana, ovvero sia un racconto di un poeta e scrittore piemontese, Giulio Gianelli, che si chiama Storia di Pipino, nato vecchio e morto bambino. Fitzgerald è entrato in contatto con questo scrittore e con questo racconto e quindi forse si è ispirato a lui. Quindi Tierno ha riportato a casa la storia di quest'uomo che nasce nel corpo di un anziano e ringiovanisce fino a morire bambino, nel nato. Teatro e cinema sono due cose estremamente diverse. Mai visto il film con Brad Pitt e Cary Blanchett e ho preferito non farti condizionare. L'ho visto all'epoca, non l'ho rivisto adesso, proprio per non farmi condizionare, e poi perché credo che il film sia, intanto si basa sulla presenza di due grandi star hollywoodiane, Brad Pitt e Cate Blanchett, tra l'altro Brad Pitt era molto nervoso quando ha saputo che l'avremmo fatto qua in Italia, in teatro, ha cercato di non farcelo fare, ovviamente scherzo, non è vero. Io ci avevo creduto. No, non è vero. E quindi si incentra tutta la vicenda soprattutto sulla loro storia d'amore, oltre che sugli effetti speciali che hanno vinto un Oscar e che hanno creato grande interesse e curiosità sul film. Noi gli effetti speciali non li abbiamo, ma abbiamo il teatro e in più noi manteniamo tutto l'arco narrativo del racconto originale e quindi noi raccontiamo la vita, non soltanto la storia d'amore, ma la vita di un uomo che per tutta la sua esistenza è sempre fuori posto e nel momento sbagliato, al momento sbagliato, soprattutto rispetto alle aspettative che gli altri hanno su di lui. Ad esempio, quando nasce, i genitori vorrebbero avere un bambino in casa e invece hanno un vecchietto, e vorrebbero che lui giocasse col sonnellino, che bevesse il latte dal biberon, invece lui vorrebbe soltanto starsene in poltrona e fumarsi un sigaro. Quindi lui per tutta la vita deve capire se vuole assecondare le aspettative degli altri o affermare la sua identità. È una cosa molto moderna, perché tutti noi oggi abbiamo a che fare con il modo in cui ci poniamo verso gli altri. Noi ci comportiamo, ci vestiamo in modo diverso se andiamo sul lavoro, se siamo in famiglia. E noi cerchiamo a volte anche inconsciamente di assecondare quello che è il gusto comune,
per essere accettati, perché siamo animali sociali, quindi vogliamo essere accettati, apprezzati, amati, e quindi questo racconto parla anche di questo. E credo che oggi, soprattutto con l'uso e l'abuso che facciamo dei social e quindi della nostra immagine, sia un tema molto moderno. Senza chiederti se anche a te piacciono i sigari, ma che tipo di bambino è stato ed è Giorgio Lupano? Ma non mi ricordo, è passato tanto di quel tempo. No, io credo di essere stato un bambino, per quello che ricordo, sereno e felice. E ne ho avuto la prova nel momento in cui, alla fine degli anni '80, ho detto ai miei genitori che avrei voluto fare l'attore. E specifico questo perché era un momento in cui in Italia c'era ancora, era ancora importante il posto fisso, il lavoro. Io sono perito elettrotecnico, sono diplomato perito elettrotecnico. Ho deciso di non usare il mio diploma e di intraprendere questa carriera. E i miei genitori mi hanno detto: guarda, se quello che vuoi fare, fallo. Per cui sono sempre stato assecondato anche in quella che potrebbe sembrare adesso una scelta, una scelta come un'altra, invece all'epoca era una scelta anche coraggiosa, soprattutto da parte dei miei genitori, il lasciarmela prendere questa scelta. Quindi sì, un bambino sicuramente fortunato. A proposito di tecnica elettronica, è in chiusura la telecamera a tua disposizione per invitare il pubblico a venire a vedere La vita al contrario, Il curioso caso di Benjamin Button. Beh, certamente siamo qui al Teatro Litta di Milano fino a domenica 14, tutte le sere alle 20:30, domenica alle 16:30, e vi aspettiamo per raccontarvi questa storia poetica, tenera, a volte nostalgica, ma sempre raccontata con un sorriso. Vi aspetto. Giorgio Lupano, La vita al contrario, Il curioso caso di Benjamin Button. Grazie Giorgio. A voi.